Perfetto ragazzi, perfetto. Allora, cosa facciamo? Andiamo avanti. Per la scalata, quindi divisione 1, vabbè, io ho detto che i gameplay arriveranno fino al 24 agosto mattina, perché poi giustamente a quel punto ragazzi partiremo con i gameplay della demo fino ad arrivare, insomma, all'uscita del gioco ufficiale che sarà per il 15 settembre. Però per il momento dico che i gameplay arriveranno fino al 24 agosto. Poi magari se vedo che riuscirò a far bene, che si sta salendo, tentiamo uno sprint finale. Però per adesso la data è fissata al 24 agosto, gli ultimi gameplay di PES 2016 sul mio canale, quindi ci manca ancora qualche giorno, quindi ancora presto, insomma. Allora, vediamo un po', vediamo un po'. Allora, Higuain è questo qui, ahia, Baggio, vabbè, Vidal, Benzema, è una bella squadra, una bella squadrina, anche questo qui, sì, ha una bella squadra anche lui, ragazzi, eh sì. Allora, vediamo un po' se posso avvicinare un altro, ecco, magari, no, va bene così, ok, lasciamo il tutto com'è. Io sono pronto, non so se magari il mio avversario è pronto, però vediamo un po' le maglie. Giocherò io con la seconda divisa, perfetto. Allora, io sono pronto per iniziare, vediamo quanto. Appena sarà pronto, quando sarà pronto l'avversario, insomma, no? E cerchiamo un po' di fare il dovuto. Come si dice? Facciamo la dovuta prestazione, ok? Su PES, speriamo che non mette di giorno questo. Speriamo che non mette di giorno perché è veramente un fenomeno. È veramente un fenomeno di quelli. Vabbè, lasciamo stare, dai. Lasciamo veramente stare, vediamo cosa vuol fare questo qui, dai. Non ha voglia di iniziare, non ha voglia di iniziare. Ecco, infatti. Ah no, ecco, adesso ha detto che ha voglia di iniziare ora, ok. Si è deciso il ragazzo, si è deciso, quindi va benissimo così, insomma. Allora, caro Bradone, cosa vuoi fare? Dopo due pareggi immeritati, perché dovevi vincerli una vittoria, poi una sconfitta. Cosa vuoi fare, Bradone? Vuoi vincerla? Non lo so, non lo so. Vedremo, vedremo in campo, ragazzi, ok? Oh, ha messo giustamente di notte, ecco. Per il momento come avversario mi piace, quindi sotto questo punto di vista è onesto, quindi ulala, come va Robben, ragazzi. È partito veramente spedito qui Robben, eh. L'ho data qui ragazzi perché Robben era marcato. Cosa avrei dovuto fare? Ditemi voi. Non capisco qui questi piccoli lag che ci sono stati di connessione. Vabbè. Grande recupero di Ramos qui ragazzi. Grande recupero di Sergione. Ok. Ok. Vabbè. Preferivo più che sarebbe entrato il gol da quella distanza che sul rimpallo, vabbè. Gol meritato per il momento, però. Brado, qui devi iniziare a darti una mossa, però, eh. No, eh. Qui si torna in D6, cazzo, io lo so, io lo so, eh. Che se si continua con questo passo si torna in D6, però. E dico però. Sa giocare questo comunque. Maremma Cinghiala. Prendiamo sta palla. Oh, grande. No, perché è fuori gioco? Perché? Vabbè, fuori gioco.
Dice che è fuori gioco. È fuori gioco, ragazzi. Cosa vi devo dire? Ulala, qui CR7. Eh no, vabbè, qui è rosso, ragazzi. Qui è rosso, Vabbè, qui è rosso. Giallo. Ma stiamo scherzando? Ma stiamo veramente scherzando, ragazzi? No, vabbè, non ci credo, non ci credo. Non ci credo affatto. Cioè, fallo da rosso, vabbè, lì al giallo, ok, ok. Ultimo uomo avanti al portiere. Vabbè, gli para tutto in pratica. Ragazzi, allora, questa divisione, secondo me, non so che dire. State vedendo che io merito più gol, ma la palla non entra. Non entra. Ah, dell'assurdo, ragazzi, quello che sta succedendo in questa divisione, eh? Ah, veramente dell'assurdo. Tiro da lì, ragazzi, ho tirato direttamente per il semplice motivo che sono sicuro che avrei perso palla, quindi ho detto, sai cos'è, tiro, almeno faccio un gol da lì, smonto l'avversario, psicologicamente intendo, intendo, scusate. Allora vai, ecco Robben lì, lo vedo bello pronto, lo vedo bello pronto, ma lo vedo, se vabbè. Se vabbè. A me mi sbagliano tutto. Vabbè, lasciamo stare, ragazzi. Lasciamo veramente stare. Lasciamo veramente stare. Lì era fallo su CR7. L'avversario sarebbe dovuto rimanere in 10 comunque. Non è rimasto in 10, quindi si continua con la nostra partita e via. E prendiamoci un altro gol, dai. Ulala. Che salvataggio a culo qui di Neuer. Mi è andata di lusso, ragazzi. Mi è andata di lusso. E beh, ho avuto fortuna, devo dirlo. Io ho avuto fortuna. È meglio così. Ogni tanto diciamo che merito un po' di fortuna anch'io. Niente, nulla. Dai, però, devi battere la palla o no? Non si è capito questo. Cosa vuol fare? Questi lag, problemi di connessione sua, perché non credo siano magheggi, ma sicuramente problemi di connessione che ha questo ragazzo, Non so se ha problemi di connessione o fa qualche magheggio, ragazzi, non posso. Il problema sicuramente è suo, ecco, quindi non capisco perché eravamo partiti così bene. Cioè, un piccolo lag c'era stato, però vabbè. Magari, come vede, che gli faccio un po' faccia qui nel gioco, fa qualche trucchetto per, giustamente, per far laggare la connessione. E tanto oramai di fenomeni così, ragazzi, quanti ne sono capitati in tutte queste partite? Dai, quanti ne sono capitati? Diciamola tutta, diciamola tutta. Sarà sempre colpa del server? Non credo proprio, non credo proprio. E questo deve ringraziare che doveva giocare in 10, Doveva essere in 10 a continuare la partita, questo, E si permette anche il lusso di fare questi magheggi. Va bene. Si permette anche questo lusso. Vabbè. Giustamente, fin quanto Konami, fino a quando Konami lo permette, non possiamo dir nulla, giustamente. Gli fanno comodo queste persone qui, gli fanno comodo, e beh.
Vediamo un po'. A statistiche addirittura ho fatto più tiri io. Vabbè. Poi sono piccoli dettagli questi, ragazzi, eh. Andiamo col secondo tempo. Andiamo col secondo tempo e vediamo un po'. Io comunque le partite le sto giocando bene, quindi non è che potete dire che le sto giocando male, perché non è affatto così. Non è affatto così. Niente, eh? Vabbè. Non era Neymar lì, quindi poi comunque la posizione un po' troppo defilata che c'era, eh. Non era una mano, vabbè, qui sta facendo qualche magheggio questo, ragazzi. A volte ho i comandi leggermente in ritardo, a volte no. Purtroppo così mi crea solo a fare degli errori, non posso giocare con il ritmo giusto, ragazzi, perché non si può giocare con il ritmo giusto, perché se i comandi non vanno come devono andare, tanto a tutti sono capitate queste partite con i comandi in ritardo, quindi potete capire cosa significa, insomma. Non ditemi che non avete mai incontrato questa gente, perché non ci credo. Non ci credo, è pieno il server di questi balordi. Ora però devo concentrarmi in partita io. Vedete, no, vabbè, non si può giocare con questi fenomeni in questo modo, ragazzi, perché cioè mi interrompe tutto il ritmo di gioco, capito? Non riesco ad esprimere il mio calcio champagne, insomma. Vedete, ho passato, allora io avevo già passato il pallone, ho dovuto premere 3 volte la X per passare la palla. I comandi sono in ritardo. Sono veramente in ritardo. Dai, passala subito, CR7 lì che... Ma non può passarla subito perché con i comandi in ritardo... Guardate qui, ragazzi, guardate qui con chi devo combattere io. No, vabbè, questa gente qui va segnalata, ragazzi. Non c'è altra modalità con questa gente qui, perché vai Sergione qui. Ok. Allora faccio chiamo la sostituzione, ragazzi, perché voi sapete che adesso a questo punto devo fare i miei cambi fenomenali, no? Ma io posso giocare con questa gente, ragazzi, eh? Con i comandi in ritardo perché fanno i cheater, eh? Ma me lo dite voi? Me lo dite voi a giocare con questa gente, che gusto ci si prova? Assurdo, ragazzi, ah, dell'assurdo qui. Tutti a me capitano sti fenomeni, eh. Da baraccone qui, perché sono fenomeni da baraccone questi. Sono fenomeni da baraccone, ok? Niente, ragazzi, La connessione qui va come va, Non è colpa della mia connessione, ve lo posso... bravo, è facile giocare così. Ho i comandi in ritardo, è facile. Ma tanto questo qui lo segnalo, ragazzi, lo blocco. Poi che sia o non sia colpa sua, comunque con questo giocatore ho problemi. E lo vedete che non va come deve andare la fluidità della partita. E quindi ho tutto il diritto di bloccarlo. Vediamo un po'. A ritmi giusti questo qui era più che spolverato. Vabbè, comunque. Vedete, mi dai comandi in ritardo, mi passa la palla in ritardo e... Una cosa veramente micidiale.
Ora hai fatto il gol, va tutto bene la partita, no? Ma guardate un po', ragazzi, guardate. Ora si è aggiustata la connessione. Ha fatto il 2-1, giustamente. Poi che non è un cheater questo, ti blocco subito. Lo blocco subito, ragazzi. È dimostrato che qui il problema è lui, Babba Mangita, ma dove cazzo tiri? Sì, vabbè. Va bene. Avete visto, ragazzi, ha fatto il gol, la connessione è tornata perfetta. Ho ragione io o no? Ho ragione sì, ragazzi. Mi dispiace, ma ho ragione. Mi dispiace deludere i fanboy, ma è così. È così. Cheater di merda. Allora, vai, vediamo un po'. Ah, che fa? Come ha visto che ho fatto un'azione, ha rimesso. Guardate che gente, ragazzi. Guardate che gente. Ma la prendi in quel posto? La prendi in quel posto oppure no? È questo che ti meriti. È questo che ti meriti. Fai magheggi con la connessione. Ma guarda qui. Ma guarda qui. Ma vabbè, ragazzi, non ho più parole. Io credo che i gameplay qui il 24 si chiuderanno, perché basta incazzature con un gioco dove è pieno di manomissione, no? Quindi, ma tutto questo grazie a Konami che lo permette, quindi io non do neanche tanta colpa agli utenti, ma Konami che permette di fare queste cose, ragazzi, perché vai, vediamo se è la volta buona che glielo butta giù, che glielo butta fuori. Ah, ok. Ma tanto non serve a nulla, ragazzi. Doveva stare in 10 già da tempo questo qui, va bene. Perde anche tempo. Ragazzi, qui si mette male. Qui si mette male perché i punti non riusciamo a farli. Allora, questo qui verrà bloccato perché è un cheater. L'ho dimostrato, quindi il ragazzo verrà bloccato, quindi adesso, appena ci sarà la schermata. Non è che lo blocco perché ho perso la partita, ragazzi. Lo blocco perché avete visto i problemi. Poi, se l'ha fatti lui o li ha fatti il gioco, comunque con lui ho problemi, quindi non voglio rincontrarlo. Vai. Ciao, Ciccio. E andiamo. Non c'è problema. Allora, io ho 5 punti. Ragazzi, in divisione 4 si può ancora tornare se va tutto come deve andare. Staremo a vedere. Io me la gioco e vediamo un po'. Magari si è infortunato Ronaldo, no? Perché ho visto che... Vediamo un po' qui. Secondo me ha avuto un infortunio, ma tanto. Una partita a Coppa Novellino e recupera, insomma. Ah no, contratto scaduto, ok. Rinnoviamo subito il contratto. Ragazzi, cosa posso dirvi? Sto perdendo immediatamente, l'avete visto anche voi. Vabbè, ci sentiremo con i prossimi gameplay. Ciao a tutti, ragazzi, alla prossima. Yeah.